Siamo qui a Piazza Gola di Rienzo per raccogliere le firme fuori dall'euro per un motivo molto semplice, perché dobbiamo riprenderci la nostra sovranità monetaria, dobbiamo essere proprietari e padroni della nostra moneta e decidere in maniera consapevole gli investimenti. È una serata molto bella, molto partecipata, abbiamo raccolto tantissime firme perché questo è lo spirito del Movimento 5 Stelle, non siamo solamente il popolo di internet, ma siamo anche delle persone che si confrontano in maniera libera, in maniera aperta, in strada, tutti i giorni con i cittadini. Il sindaco Marino in questi giorni sta svendendo il patrimonio immobiliare della città di Roma. La città di Roma, che è un comune ormai fallito dal punto di vista finanziario, con un debito di oltre 20 miliardi di euro, un disavanzo ogni anno di più di mezzo miliardo, e questo sindaco Marino, invece di aggredire gli sprechi che sta provocando anche lui, come da ultimo ad esempio la nomina di un manager di una partecipata a 240 mila euro l'anno di stipendio, il sindaco Marino pensa bene di vendere il patrimonio immobiliare. Gli unici beni reali che il comune ha vengono venduti, vengono anzi svenduti, perché vengono regalati con uno sconto rispetto al prezzo di mercato del 30%, prezzo di mercato che tra l'altro è stato calcolato anche in maniera abbastanza approssimativa, come siamo riusciti a scoprire. Ebbene, già questo prezzo basso viene più scontato al 30% e ne possono usufruire anche quelle tante persone, non abbiamo visto perché abbiamo finalmente, siamo riusciti ad ottenere con estrema difficoltà gli elenchi degli immobili e di chi c'è dentro, e soprattutto le situazioni finanziarie, ci sono persone che non hanno mai pagato per 15-20 anni dei canoni, anche tra l'altro molto spesso irrisori, qualche centinaio di euro all'anno, e adesso il comune gli vende anche casa e gliela vende anche con uno sconto del 30%. Nel frattempo le tasse aumentano ad ogni bilancio, i servizi sono più precari e restano gli sprechi e i disservizi della città.